Una delle principali differenze tra la pellicola e il sensore risiede nel rapporto tra luminosità e contrasto presente nelle immagini acquisite. Mentre nella pellicola il contrasto si riduce all'aumentare della luminosità e quindi il roll-off delle alte luci, ossia le transizioni verso il bianco, risultano ricche di sfumature, nelle immagini digitali la risposta alla luce è lineare e questo, non di rado, si traduce in un passaggio decisamente brusco dalle zone in cui ancora sono presenti informazioni a quelle in clip. Nelle camere di fascia alta, dotate di un'ampia gamma dinamica, il problema può essere aggirato acquisendo quante più informazioni possibili nelle alte luci durante le riprese, cosicché in post-produzione sia possibile lavorare a queste aree sino a ottenere l'effetto desiderato. Nelle camere di fascia bassa, invece, vanno trovate soluzioni alternative, perché spesso le immagini, molto semplicemente, non possono contenere abbastanza informazioni per essere post-prodotte a dovere. Io trovo questo problema del roll-off particolarmente fastidioso quando si tratta di incarnati. È una cosa che proprio mi distrae. Per questo motivo ho sviluppato una tecnica di color correction secondaria che permette di simulare, ovviamente entro certi limiti, il comportamento delle camere cinematografiche quando ci si trova a lavorare con materiale prodotto da telecamere amatoriali, come nel caso girato che andiamo ora a vedere, realizzato con una reflex APS-C di diversi anni fa. In questo video il problema è molto limitato, una minima attenzione al trucco lo avrebbe escluso completamente. Ma credo che sia utile prenderlo come esempio per vedere in che modo questa tecnica possa tornare utile anche quando si lavora con camere di buon livello per rifinire un incarnato non proprio perfetto. Allora, qui a infastidirmi è questo riflesso sul naso. Lo si può eliminare molto semplicemente così. Come si può vedere, l'effetto è del tutto naturale, non si nota il minimo artefatto. È sufficiente un singolo nodo con un solo effetto. Vediamo come realizzarlo. Nella tab del Qualifier andiamo a qualificare la zona che ci interessa, ossia la porzione di incarnato sovraesposta. Con Shift H teniamo l'anteprima su Highlight, così da controllare la selezione. Direi che va bene. Se necessario si può rifinire la qualifica con i comandi qua al lato, ma in questo caso non mi pare proprio ce ne sia bisogno. A questo punto andiamo nella tab dedicata al blur e impostiamo la modalità Mist. Riduciamo il raggio a 0 e decidiamo col mix quanto andarci pesanti. Per esperienza, i valori in cui muoversi vanno di solito tra un minimo di 25 e un massimo di 40. Volendo essere ancora più chirurgici, è possibile restringere la selezione tramite una finestra. Ovviamente da mandare in tracking. E il risultato finale è questo. Easy peasy. Alla prossima.